Un pupo per noi pupari, soprattutto per me, è un amico, un compagno, uno sfogo. Ho lasciato la città di Parigi per comando di Sua Maestà l'Imperatore Carlo Magno. Devo giungere a Roma, a Sua Santità, il Papa Leone, e chiedere un esercito ben armato per difendere Carlo Magno da un terribile esercito saraceno. Ti fa sognare, ti dà la spinta di andare avanti, ti fa rilassare, è una medicina, un antidepressivo. Il pupo è Cuticchio, è Mimmo, è Teresa, è Franco, la mia famiglia, mio padre. Ci troviamo nel teatro della famiglia di Girolamo Cuticchio. Questo è un piccolo teatro, non è proprio un teatro tradizionale, era molto più grande prima, ma abbiamo adattato questa struttura in questo locale. Ha quasi una trentina di posti, è un piccolo teatro con le quinte. La nostra famiglia da quasi quattro generazioni che rappresenta il teatro dei pupi in Sicilia e non solo. Siamo una famiglia di quattro maschi e una femmina, facevamo e facciamo questo mestiere, alcuni non lo fanno più per motivi vari. Però abbiamo sempre i pupi nel cuore, nell'anima, perché i nostri giocattoli sono stati pupi. Casa mia era piena di teste, ossatura, costumi, armature, scene. Abbiamo fatto nel 2002, in occasione della commemorazione della morte di Peppino Impastato a Cinisi, uno spettacolo con i pupi, proprio su Peppino, che si intitolava Peppino di Cinisi contro la mafia. All'inizio, quando ho portato il copione a casa, mio padre dice: ma tu a dire certe cose sulla Democrazia Cristiana, su Badalamenti, stai attento, ti consiglio di non farlo questo spettacolo perché è pericoloso. Però io non avevo timore di farlo completamente, anzi poi quando eravamo là in piazza a Cinisi con tutta quella gente ci è venuto anche da piangere. È nato in italiano, abbiamo fatto degli spettacoli in spagnolo e io ho fatto uno spettacolo in inglese. I pupi sono andati ovunque, quasi in tutto il mondo, da in Israele, Argentina, Venezuela. La tradizione antica è legata a un certo tipo di generazione che ormai non c'è più. Abbiamo provato a fare anche fiabe per i bambini, abbiamo fatto progetti nelle scuole, manipolazione. Comunque gli argomenti si possono affrontare tutti, sia politici che di cronaca. Basta cambiare personaggio, cambiare costume, a posto dell'armatura un costume con il vestito, le scarpe da tennis magari, o il berretto, oppure in guanti. È l'unico settore, i pupi, a differenza delle marionette, dei burattini, con i pupi puoi fare veramente tutto. Ora la situazione attuale della nostra famiglia rispetto a prima, oggi già prima di iniziare a preparare, a pensare di costruire un teatro, ci vogliono troppi permessi, che sono pure giusti, non sono inutili, sono utili. Però c'è tutta una fase per ottenere quello che ti tocca di diritto, devi andare a parlare con Tizio, con Caio, perdiamo troppo tempo. Noi però non possiamo perdere tempo, perché è vero che noi facciamo questo lavoro per amore, ma ci dobbiamo anche vivere. Quindi noi già prima di guadagnare dobbiamo versare, non è che si lavora tutti i giorni. Ottenere finanziamenti, contributi, progetti, non è facile. E noi abbiamo avuto un sacco di difficoltà. Mio fratello addirittura ha 15 anni che si è trasferito in Veneto. I pupi completamente li ha abbandonati, io l'ho messi in stand-by, sono andato in Abruzzo a prendermi un diploma di panificazione. C'è sempre la speranza di trovare un posto per poter vivere con loro. Va? Mi trovo in cammino perché devo giungere nella città
cittadina di Sucri. Però di un cambiamento vero, un cambiamento d'amore, semplicemente, senza avere costi, chissà che, senza pretendere nulla. La semplicità della vita, un modo per far vedere che ancora oggi c'è qualche un pochettino di semplicità. Quello che un pochettino cerco io nella mia vita, e spero magari che gli altri la trovino o la vedono un pochettino, per migliorare tutti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.